da Bekoff Automation, azienda della provincia di Monza e Brianza. Sono in compagnia del signor Tampellini, responsabile per quanto riguarda la sezione packaging. Signor Tampellini, buongiorno. Buongiorno a lei. Che cosa produce Bekoff? Allora, Bekoff è un'azienda multinazionale tedesca che produce sistemi di automazione per la produzione dei beni supplementali, quindi food, beverage e packaging, ma non solo, noi siamo presenti trasversalmente in tutti i settori dell'automazione. Quindi voi servite a livello nazionale un po' tutti gli ambiti dove vengono applicati comunque componenti tipo quello che stavamo guardando prima. Esatto, noi diciamo che ci occupiamo di vendita diretta ai costruttori di macchine automatiche che sono comunque il bacino d'utenza principale della nostra attività, ma non solo, ci rivolgiamo anche direttamente ai clienti che noi chiamiamo finali, cioè ovvero gli acquisitori di macchine e impianti che fanno la vera produzione del bene strumentale. Quindi noi siamo specializzati nel dare una soluzione di automazione a tutto tondo, sia per l'uno comparto, quindi per la macchina automatica, sia per quello che si potrebbe chiamare oggi, visto l'Industrial 4.0, la fabbrica intelligente dell'Industrial 4.0. Bekoff, la casa madre, è tedesca? Noi siamo un'azienda tedesca, siamo situati a nord tra Düsseldorf e Hannover, un'azienda familiare del signor Bekoff, siamo attivi dall'anno 80, nati con un'idea che allora era un po' fantasiosa di fare automazione su PC industriali, oggi una realtà consolidata del mercato, ma che abbiamo cavalcato fin dalla prima era. Per quanto riguarda SPS, non è la prima edizione a cui partecipate, mi risulta? No, noi siamo presenti in SPS fin dalla prima edizione, felici partecipanti anche del comitato tecnico di organizzazione, una fiera in cui abbiamo sempre creduto fin dall'idea, che ci ha dato sempre ottimi riscontri di pubblico, anche già oggi come primo giorno. È una fiera in cui sfruttiamo l'occasione di portare sul mercato italiano quello che già in fiere precedenti presentiamo al mondo intero nelle fiere capostipite del settore, tipicamente tedesche. Quindi ci rivedremo qui il prossimo anno, anche perché è l'unico appuntamento fieristico inerente a questo ambito. E direi che è l'unico appuntamento fieristico in Italia degno di essere citato, sì. Grazie signor Tampellini, buon lavoro. Grazie a lei, buona giornata.